Roma, ma anche mettere a fuoco sotto la lente di ingrandimento delle aree specifiche come quelle di Ostia sia molto molto importante. Anche in questa campagna elettorale, certo che non si vota perché è commissariata e il prefetto che sta continuando, e questo è molto importante, il lavoro che abbiamo iniziato con la nostra amministrazione, però dal momento che chi sarà la sindaca o il sindaco dal 20 di giugno 2016 dovrà poi negli anni successivi del suo mandato, perché auspicabilmente speriamo che non ci siano nuovi studi notarili, occuparsi anche di Ostia, sarebbe anche il caso di sapere dai candidati di che cosa vogliono fare veramente in un territorio come questo. Se ad esempio la questione del muro, la questione dell'accesso al mare sono questioni che li riguardano oppure che non li riguardano, e qui abbiamo bisogno anche di affermazioni forti, perché per esempio una candidata certamente non ha nessuna responsabilità, l'altro candidato era il capo di gabinetto del sindaco Rutelli negli anni 90. Noi non chiediamo niente, chiediamo solo di sapere perché per 10 anni hanno pensato che questo qui non era un problema, e vogliamo sapere se nei prossimi 5 invece è un problema da affrontare oppure no. Vogliamo insomma dei sì o dei no molto chiari. Tutti voi riceverete la bolletta per il pagamento della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e quest'anno nel 2016 avrete una sorpresa. C'è stata la diminuzione. Brava. 5 euro. È poco, sono il 4-5% in meno, ma è il frutto della mia amministrazione. Di un'amministrazione che ha risparmiato in un anno 40 milioni di euro nella gestione dei rifiuti, e pensate che tutte le altre grandi città metropolitane d'Italia quest'anno aumenteranno la tassa per la sua raccolta e lo smaltimento. Però se facciamo le domande e non abbiamo la risposta, io ho chiesto Raggi o Giachetti. Raggi, poi che questo lo vorrei chiedere anche alla dottoressa Angeli, e poi ho chiesto l'appuntamento con Renzi e al congresso del PD, alle primarie. Io non voglio assolutamente, mi ero dimenticato perché ero stato preso dal fatto che adesso quasi sembra che è colpa mia se il Partito Democratico ha delle difficoltà, quando io sono stato cacciato a calci nel sedere dal Partito Democratico nello studio di un notaio, quindi mi sono concentrato su quello, quindi però le rispondo. Io non sono qui per dare indicazioni di voto, le posso dire che ho votato la domenica passata, e certamente non ho votato per nessuno degli accoltellatori, perché non sono una vittima che si innamora del proprio carnefice, cioè, queste sono patologie che io e non aspiro a esserlo, Matteo Orfini, io ad esempio in lista avrei messo volentieri e avrei fatto eleggere un giovane democratico, e non avrei è eletta una giovane, no, in consiglio comunale. E non avrei confermato tutti invece gli accoltellatori. Io avrei fatto questa scelta, ma queste sono scelte. Siccome gli organismi democratici del Partito Democratico non esistono, perché se no altrimenti mi avreste potuto invitare, se mi invita domani nel circolo dei giovani democratici io ci vengo. Domenica, vediamo se i suoi organismi democratici le permettono che io venga nel circolo democratico. Mi faccio visita adesso, mi viene alla
alle ore 18 alla sezione di Ostia Antica. Domenica. Domenica alle ore 18. Io ci vengo volentieri. Non ho mai inseguito, e lo dico questo molto bene, se lei leggerà il libro vedrà, dedico un'intera pagina a questa riflessione, il potere per il potere come sostantivo, quindi a me non interessa la questione della segreteria del Partito Democratico, della non segreteria, a me mi interessa che l'Italia cambi, a me interessa il potere come verbo, il poter fare, il poter cambiare, il poter creare, il poter realizzare. Mi pare che invece purtroppo in questi ultimi due anni, insomma è inutile che ci giriamo intorno, abbiamo avuto una gestione del Partito Democratico a Roma fatta da una sola persona, perché così è, perché si chiama commissario. Questo commissario ha portato a dei risultati che sono davanti agli occhi di tutti, insomma, se io ho candidato nel 2013, ho avuto 540.000 voti e con un commissariamento, un potere diciamo centralizzato, voluto da Matteo Renzi, si sono persi 200.000 voti, probabilmente un motivo ci sarà, no? Oppure è senza colpa di Marino e della Panda Rossa, no, perché se ce la vogliamo raccontare così, buttiamocela così, no? Ecco, quindi io darò il mio contributo, lo continuerò a dare con la libertà di pensiero che ha splendidamente esposto questa sera qui Sabrina, perché una persona davanti alla quale, come Federica, io mi inchino, perché è una persona a cui bruciano, le dico, capo, non gira con le scorte armate, ma gira a testa alta nella sua città e dice che la vuole cambiare. Questi sono i democratici veri.